del Lodigiano, questo metodo al nostro verde, appunto voi venite da esperienze di città o di grandi cittadine, paesi, comunque un po' dove magari siete più abituati a vedere cemento armato e vetri che non sono verde, per quale siete in bicicletta in giro per il mondo. Ecco, fidandovi, se siete arrivati, vi hanno detto dai, venite per una biciclettata, e siete arrivati fino a qua, no? Questa è la chiesa di San Biagio in Rossate. Rossate è questa zona qua che voi vedete, queste cascine diroccate e questo monumento che ha 500 anni. E voi ci fa una chiesa del genere. L'architettura è uno che sa qualcosa d'arte, niente, tutto l'arco, tutto sesto, le ogive, i cerchi dentro. Non vi ricorda una certa chiesa delle Grazie a Milano? Bramante, brava. Ecco. Come facevo a saperlo? Guarda caso. L'ha detto lui. Sì, ecco. Infatti, questa chiesa è attribuita al Bramante, quindi questo architetto che di cui ci sarà fra pochi anni anche l'anniversario di morte, 1515 o giù di lì è morto. Che ci fa una chiesa di questo genere qua, spersa in mezzo alla campagna? Lo capiamo se abbiamo un po' di storia, perché questa chiesa è stata iniziata la costruzione nei primi anni del 1500, quando questa zona era feudo della famiglia Calchi. I Calchi, in modo particolare Bartolomeo, era il segretario delle finanze, il ministro delle finanze degli Sforza, degli ultimi, Ludovico il Moro, gli ultimi, perché poi nel 1515 il Ducato di Milano viene assorbito dalla Francia, no? Quindi è l'uomo di fiducia delle finanze del penultimo e dell'ultimo Duca di Milano. E il riceve in cambio questo terreno che era degli Sforza come feudo. Siamo nel 1491 quando questo accade. A Rossate si parla, i documenti più antichi, stiamo alla finire del intorno all'anno 1000, parlano della presenza a Rossate di un castrum latino, vuol dire un castello, che probabilmente è quella cascina che voi trovate alle vostre spalle, quello che resta, questi muri che sono ancora in piedi. Se è impossibile intuire questa destinazione guardando l'architettura, la facciata della cascina che ha proprio questa costruzione di tipo militare, qualche rimasuglio c'è ancora dentro. Quindi con ogni probabilità questa era la chiesa che il feudatario si era fatto costruire per lui, per la sua famiglia privata, che fosse la cappella di famiglia, che avesse una destinazione funeraria per la famiglia, non sappiamo, anche perché poi il feudo, siccome i Calchi erano molto legati agli Sforza, ha avuto le vicende degli Sforza, andavano su, cadevano gli Sforza, cadeva il feudo, ritornavano al potere gli Sforza, tornava il feudo ai Calchi. Quindi ha avuto una vicenda di così, con l'improbabilità la costruzione effettiva della chiesa non deve essere attribuita a questo Bartolomeo ma al figlio. E perché? Cosa c'entra il Bramante? Apparentemente non c'entra nulla, nel senso che non ci sono documenti che attestino una derivazione diretta del Bramante, che la chiesa derivi da un progetto effettivo del Bramante, perché l'archivio della famiglia Calchi è andato distrutto e delle varie proprietà che si sono succedute nei secoli, gli archivi hanno fatto la stessa fine, perché si può risalire fino alla metà dell'Ottocento. Quelli precedenti, qualche funzionario di non so quale ufficio pubblico ha pensato bene che non fossero importanti, quindi li ha mandati al macero o li ha bruciati. Quindi abbiamo difficoltà estreme a risalire a tutto questo. Questa notizia ce l'abbiamo non da parte civile ma da parte religiosa, perché le visite canoniche che i vescovi facevano dopo il Concilio di Trento
alle varie parrocchie ci aiutano a capire che questa chiesa, quando è stata fatta, sono lì che sappiamo chi sono i feudatari, in che condizioni era durante i secoli, perché venivano i vescovi, guardavano, facevano la relazione e quindi c'era proprio un discorso in che situazione si trova, rettore o parroco, devi fare questo, devi fare quell'altro, che cosa c'è dentro, per cui sappiamo anche le opere d'arte che sono contenute da quando ci sono e via discorrendo. Quindi la chiesa con probabilità è un progetto giovanile del Bramante, anche se il Bramante muore nel 1515 o giù di lì. È un progetto giovanile che il Calchi ha avuto semplicemente perché per anni il Bramante è stato architetto di corte degli Sforza ed essendo lui ministro delle finanze, qualche commistione, non fosse altro perché doveva sganciare i soldi per le costruzioni che gli Sforza facevano fare al Bramante o cose di questo genere. Comunque, frequentando gli stessi ambienti, gli stessi luoghi, è ovvio che gli incontri ci sono stati, si presume, perché ripeto, documenti non ce ne sono. Il documento più evidente è la chiesa con le sue architetture, che sta a indicare appunto che qui non c'è presenza, non è qualcosa di fatto dopo, siamo in contemporanea. Ecco, poi cosa è successo nel tempo? È stata sempre chiesa, fin tanto che nel secolo scorso è stata progressivamente abbandonata ed è stata convertita a magazzino, fienile, eccetera, con la dispersione delle opere che c'erano dentro, eccetera. Fin tanto che il disastro si è concluso nel 91, 1991, quando il San Nazaro, che è un funzionario della sovrintendenza, nel girare in bicicletta come avete fatto voi, e nel passare di qui, ha visto che c'era qualcosa di particolare che emergeva un po' dai rovi che la ricoprivano, eccetera, perché non era così coltivato e tenuto come era adesso, no? Si accorge che c'è un'architettura particolare e riconosce i tratti dell'artista e trova i fondi per un primo intervento di restauro perché la chiesa stava crollando, si stava staccando la cappella di destra, si stava staccando, compromettendo la staticità dell'intero monumento. Quindi è intervenuto con un primo intervento di restauro, a cui è seguito uno nel 2001, quindi 10 anni di distanza. Non è stato risolutivo, perché infatti adesso sta per partire un restauro integrale dal tetto fino alle fondamenta, in modo tale da fare in modo che la chiesa possa sfidare ancora per almeno altri 500 anni di queste intemperie in cui è immersa. D'altro, se avete qualche Non domanda. è sconsacrata No, adesso, è la ancora. chiesa è, ecco, poi era È consacrata. sì, quando è stata recuperata, quando ci sono stati fatti interventi di restauro, allora è tornata, era sempre stata di proprietà della parrocchia, ma è tornata nella piena disponibilità, per cui il crocifisso miracoloso che qui è custodito, che era stato trasferito in chiesa parrocchiale a Lavagna, è tornato alla sua sede. Qui tutti i mercoledì da maggio fino a metà settembre, tutti i mercoledì sera c'è la messa. C'è il venerdì prima del venerdì santo, quindi il venerdì della quinta settimana di Quaresima, una processione penitenziale che da Lavagna, dalla chiesa di Lavagna, a piedi, percorrendo quella strada che avete fatto sterrata, arriva fino qua, a piedi, con il crocifisso. Il crocifisso che adesso vedete viene portato là, venerato là e poi torna qui di sera, ma è molto suggestiva, molto seguita e molto, molto partecipata proprio anche. Sei tu che celebri le messe il Sì, mercoledì 4. e io sono il parroco e quindi spetta a me. Poi quando siamo dentro ci dice perché il crocifisso è miracoloso. Sì, ecco. Quindi questo è un angolo molto, molto bello, ecco. Dietro c'è una cascina che è nelle nostre disponibilità,
per cui ci si può anche trovare di lì anche per qualsiasi evenienza, ecco, per un attimo di pausa, di sosta, eccetera. Questo è anche il clima solito, ecco, che qui si trova e qui si vive. Quelle case sono no, case quelle, case, quelle case erano le case di questa cascina qua, ma adesso non ci abita più neanche la famiglia di indiani, o ci abita ancora? Sì, sì, ci sono. Sì, qualcuno c'è, c'era la roba stesa fuori prima. Ecco, ci abita solo una famiglia di indiani che lavorano però dalla, nella proprietà, però in un'altra cascina, non qui però, in un altro posto. Quindi non c'è nessuno, non c'è nessuno. Invece la cascina di che località è, scusi? Allora, la cascina non si sa nulla, non si sa nulla. Di sicuro è la parte più antica, non quella di là, ma questa. Non c'è il catasto teresiano? Sì, senz'altro, lì qualche notizia si trova. Però, cascina Rossate è... No, meglio, Cascina Castello. Castello, questo è il nome suo, quindi già porta questo nome. Probabilmente la residenza del feudatario, una residenza di campagna e senza pretese più di tanto. E poi è diventata poi Cascina, quando appunto il feudalesimo è. Questo edificio meno. È sempre stato di disponibilità della parrocchia, e in parrocchia non ci sono. No. E prima del 1991 la parrocchia l'aveva. La parrocchia era lasciato lì. Sì, era lasciato lì. Però sapevate che era una chiesa questa. Certo, sì. Si sapeva. Sì. Anche perché era la chiesa, cioè adesso vedete qui tutto distrutto, tutto abbandonato. Ma fino a quando, Giancarlo, qui c'erano persone ad abitare. Fino agli anni 60 dentro qui c'erano famiglie certo. C'erano gli agricoltori, c'erano i contadini, certo. Anche perché c'era una, due cascine e una terza dove ci sono sì. I silos là avanti, esatto, che è stata completamente abbattuta, per cui qui c'erano 200-300 persone. Il progetto di recupero quindi è solo per la chiesa o anche per no. Se... il progetto di recupero è solo chiesa. Per la chiesa, perché qua è un'altra proprietà. Adesso di chi è, quindi è proprietà di qualcuno? Proprietà privata. Ah, è privata, di qualcuno sì. Quindi. Sì, sì, non sì, è... sì, sì. Ma li vedete così? Non è della chiesa, no, della parrocchia. Li vedete così in disuso, perché la proprietà, alla proprietà non interessa lo stabile, ma interessa i terreni. Per cui ha fatto, sono i novelli, mi pare, petrolieri. Non so quante migliaia di quanti ettari hanno acquistato qui, diverse cascine. Se voi guardate in giro e vedete delle cascine diroccate, sono le loro. A mettere a posto quella roba lì, lì ci sono sovrintendenza Belle Arti che rompe le scatole? Ma il sovrintendente, quello il funzionario specifico per noi, ha guardato la cascina e secondo la sua idea personale, nulla di scritto. Secondo la sua idea personale, chi ha fatto la chiesa ha fatto anche la cascina. Quindi già dare una mano di vernice a quella serve una trafila di autorizzazioni, lo so sì, per esperienza. Sì, ma per sistemare una cosa del genere si è calcolato che... perché l'idea era quella di prendere anche quella. Infatti, perché voglio dire, se sono collegate tecnicamente... No. Sì, ma soltanto per risistemare, non so se erano 4 o 5 milioni di euro, solo per sistemare. Sì. Quindi anche in Italia c'è tantissima roba, quindi sì. Come onere, come 4-5 euro a testa possono bastare. Come posso dire? Sì, onere, sì, per compensare il territorio di quello che andrà a cadere, allora vanno quest'opera, però è solo la chiesa. Solo la chiesa. Ah, perché qui passa la TEM? Sì, 200 metri più avanti. Uh-huh. E quindi la TEM si è presa il progetto che noi avevamo elaborato, l'ha fatto suo, si tratta di circa 1,5 milioni di euro, perché il consolidamento statico, perché c'è da rifare, dunque il grosso è l'impianto contro l'umidità, dall'alto e anche dal basso, perché l'umidità è arrivata più da oltre 2 metri a interessare le strutture, e dal balto, perché l'acqua piovana che dà problemi. Il secondo grosso intervento è quello di consolidamento statico, perché ha delle fessurizzazioni, mica male.
e passa attraverso un impianto antisismico. Verranno inserite all'interno della cupola, due sulla cupola e uno sul corpo centrale, delle fasce in titanio, se non mi sbaglio, inserite dentro per chiudere ma non sono esterne, sono interne, in modo che non si veda nulla, perché appunto quando 2 anni fa le cose che se avessero fatto in Emilia Romagna quando era zona sismica ma la regione non diceva avremmo la torre dell'orologio. Quando 2 anni fa è uscito il progetto, dentro di me, io ero serio, dentro di me ridevo, ma che scemate, il conseguimento antisismico da noi il terremoto, non rido più. Invece ha colpito vicino. Non rido più, sì, si sta allargando. Però si sta, sembra verso il Polesine, verso quella zona lì. No, ma non è, no, ragazzi, e quando vi dicono che non era zona sismica, vi dicono una grandissima bugia. Era dal 2003 classificata. Una nuova faglia che si sta allargando. Sì, ma quindi il punto non è che c'è stato un allargamento per cui è stata colpita l'Emilia. L'Emilia era zona sismica, la regione non l'ha mappata come zona sismica, per cui adesso vi dicono che non si poteva fare niente, invece c'erano 7-8 anni in cui si potevano fare un po' di cose. Quanto è previsto i costi per recuperare la circa 1,5 milioni, anche perché il nostro progetto arrivava a circa 1 milione. È stata la sovrintendenza a chiedere che venisse ampliato, un po' perché non sai, mettendo mano all'antico, che cosa trovi, perché questo è il restauro, quindi non è che tu butti giù e ricostruisci da capo, no? E poi, seconda cosa, perché ha imposto lo scialbo di tutto l'interno. L'interno adesso è bianco. Lo scialbo è togliere la pittura superficiale, l'intonaco, per vedere, perché sotto ci sono delle pitture. Magari ci sono affreschi. Ci sono, ma questo ci sono, ma non ci sono in tutta la chiesa. E invece la sovrintendenza ha imposto, e lo scialbo è una cosa costosissima. Mi pare che siano 600.000 euro soltanto di scialbo qua dentro. No? Anche perché è una. Ma adesso vedrete. Ma quali che cosa. Inizieranno i lavori? Sono collegati alla TEM. Per cui quando inizierà la TEM inizieranno i lavori. Qua. Per il 2015 la TEM dovrebbe essere operativa. Quindi entro quell'epoca lì. Scusi, Don, forse l'ha già spiegato, ma le tre croci. No, le tre croci sono il simbolo soltanto della passione di Cristo. Ma venite fatte usate per rappresentazioni? No. Sono qui. Chi le ha fatte? Le fate chi? Giancarlo? Chi le ha fatte? Sì, ecco. Quando la Chiesa ha ripreso la sua funzione, allora si è abbellito. Giancarlo è la persona che si prende cura anche non solo dell'interno della Chiesa, ma di tutto quello che voi vedete qua. Ecco, con questa passione. Quindi di lì in poi è tutta proprietà. Sì, la proprietà è delimitata proprio lì da quegli alberi. Infatti tutto il coltivo. Sì, sì, di lì è tutta un'altra proprietà. Non sappiamo. Dobbiamo vedere bene il catasto, perché dalla proprietà, non so, forse probabilmente già quello lì è già quello. Però si sentono quando arrivano. Questo qui non c'entra nulla con l'antichità della recensione della proprietà. Sì, non c'entra nulla. Però se si vede una merlatura, no, quello è un cammino. È un cammino verso le giacche.